AA, cerca di posti letto in Veneto per altri 1000 profughi. La prefettura di Venezia non sa più dove metterli e ha lanciato un nuovo bando per l'accoglienza. Ma ora si scopre che molti spazi garantiti da una cooperativa in realtà sono alloggi fantasma. O non esistono del tutto o non sono disponibili. Decidiamo di andare a verificare. Siamo a Sanstino di Livenza. Qui la cooperativa aveva garantito 200 posti letto per i migranti, ma l'hotel è sbarrato perché è sotto sequestro. Tra l'altro l'hotel ha solo neanche 20 camere, per cui sarebbe stato praticamente impossibile che 200 persone fossero ospitate qui. Ci siamo spostati a Caorle, rinomata località turistica sul mare. Questo campeggio avrebbe dovuto ospitare 250 migranti, ma i titolari smentiscono di essere mai stati contattati dalla cooperativa. Non solo, i gestori a telecamera spenta ci tengono a spiegare che il loro campeggio d'inverno resta chiuso e oltretutto è una struttura inadatta all'accoglienza. Tutte balle, bla 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 bla. Per me è negativo, perché la sicurezza un po' tutto, se vengono non so chi li mantiene. Potrebbero scappare non solamente i turisti, anche i residenti. Ma il prefetto di Venezia non deve solo fare i conti con gli alloggi fantasma. In alcuni paesi i residenti, su tutte le furie, hanno fatto saltare l'arrivo degli immigrati, come ad Annone Veneto. Paese di 4.000 abitanti chiamato ad accogliere 80 profughi e questi sono i nuovissimi alloggi individuati dalla cooperativa per ospitarli. Solo che un po' il paese si è mobilitato perché ha detto non ci sembra giusto, qua c'è una famiglia con bambini, gente che paga il mutuo, insomma. Una situazione un po' critica, un po' difficile, anche perché comunque non hanno, ripeto, niente, né la luce, né l'acqua, né niente. E così circa 1000 profughi dovranno essere ricollocati, dove la caccia al nuovo tetto è aperta, mentre gli arrivi non si fermano.